sono partite le consultazioni, voi cosa farete? Ci andrete a parlare con Renzi? Ci daremo in riunione, in Parlamento aspetteremo la prova dei fatti. Saranno ovviamente opinioni diverse e valuteremo cosa sarà meglio fare. Per me questo è il governo della paura, non di legislatura, perché hanno paura di noi, quindi per me non si va. Si parla di alcuni senatori che potrebbero addirittura votare la fiducia a Renzi. Però per stare in poi questi 30 senatori non l'abbiamo mai visto. No, si dice che sono 12 questa 12, volta. 30, e noi sappiamo che 12 del PD che vogliono venire da noi. Caso andaste, chiedereste lo streaming. Ma che domande sono? Prima bisogna decidere se uno ci va e poi... E alla vigilia delle altre consultazioni, quelle al Quirinale con il presidente Napolitano, un'altra assemblea dei parlamentari a 5 Stelle aveva deciso per il no e aveva lanciato per sabato mattina le consultazioni con i sostenitori in piazza Montecitorio. Ci diciamo oddio, che stiamo a faccia, andiamo, sì, dimogliete tutto, no, non ci andiamo perché non c'è niente da dire, no, andiamo, dimogliete quello che penserebbe votare, tanto gliene va a fregare di vero, gliela avevo scritto. Noi non vogliamo essere presenti in quello che è semplicemente un atto formale. Vi chiamate di nuovo fuori dai meccanismi istituzionali? Ci chiamiamo fuori dalle sceneggiate. Ma non abbiamo partecipato a che cosa? Siamo più partecipazione di questa. Cioè... Nel caso decidessero di incontrare il premier incaricato, il turno dei 5 Stelle arriverebbe domani. Oggi è il giorno di Grillo a Sanremo. State preparando qualcosa? Ci andrete anche sì, voi? Sì, un pezzo da farli cantare magari. No? Beppe si andrà a fare due risate, credo, non lo so. Pare che ci vada pure Casaletti. Sì? Via di loro. No, a me Sanremo non piace, non lo guardo.